Salve, oggi ho voluto indossare ancora una volta la maglia per denunciare la sicurezza nei luoghi di lavoro, con la scritta Basta morti sul lavoro. Non è possibile ancora continuare a prendere in giro il mondo del lavoro. Non si può riuscire, e lo faccio in un giorno dove naturalmente è la festa della mamma e faccio gli auguri a tutte le mamme di questo mondo. E il mio pensiero va alla ragazza giovanissima che era mamma e che lascia un figlio molto piccolo. Quindi non è più possibile e accettabile nel modo più assoluto che vengano dette dalla classe politica: bisogna metterci mano, bisogna indire nuovi reclutamenti per quanto riguarda ispettori da distribuire per le ispezioni nel mondo del lavoro. Non è, allora fino a questo momento non è stato fatto niente, quindi continuiamo a fare vittime. La verità è una sola, la verità è una sola, che non si può ed è inaccettabile, come dico, ed è consueto che naturalmente le varie ispezioni che eventualmente venivano effettuate nei luoghi di lavoro con la preannunciata venuta da parte di qualche ispettore, e non si sapeva se da parte dell'INAIL, se da parte dell'Ispettorato del Lavoro, se da parte delle ASL. Questo è quello che fino a questo momento è andato avanti con un decreto superato dell'81-2008, dove non vedeva la cosiddetta responsabilità in campo penale da parte del datore di lavoro. È inaccettabile nel modo più assoluto vedere ancora una volta tante vittime che giorno dopo giorno, che portiamo una media così alta di 3 morte bianche ogni giorno, che equivalgono a quello che naturalmente è le morti nei luoghi di lavoro per mancanza di applicazione di norme sulla sicurezza. Non è accettabile nel modo più assoluto. Signor Ministro del Lavoro, signor Ministro della Sanità, non è bastato quante vittime abbiamo assistito per quanto riguarda lavoratori che sono state esposte a sostanze tossiche non avendo rispettato quelle che erano norme sulla sicurezza e i dispositivi da dotare a questi lavoratori, tipo come l'amianto, che abbiamo visto tanti lavoratori morire unitamente alle loro famiglie perché portavano a casa indumenti che ancora erano dotate di fibre. Adesso sistematicamente assistiamo che nei luoghi di lavoro vediamo cadere vittime tutti i giorni e noi siamo impassibili a guardare. Non esiste nel modo più assoluto poterci giustificare: faremo, tenteremo e vedremo. Sono responsabilità precise, bisogna subito mettere mano ad un decreto che è superato, bisogna subito mettere mano a delle responsabilità di carattere penale da parte della classe datoriale per coloro i quali non applicano le norme sulla sicurezza, non dotano i lavoratori dei giusti dispositivi individuali di sicurezza. Sono queste le cose da fare, oltre a quelle che bisogna subito organizzare dei coordinamenti per quanto riguarda le ispezioni. Ispezione significa non annunciarsi con le visite, perché i cosiddetti datori di lavoro hanno tutta l'opportunità di organizzarsi. Mi sembra tutta una sceneggiata in questo modo. Ecco perché io sono un responsabile sindacale dell'Orsa Ferrovie, e anche nell'ambito per quanto riguarda gli impianti della manutenzione, dove noi lavoratori addetti facciamo manutenzione ai materiali rotabili. E ebbene, anche lì abbiamo un numero che fino a poco tempo fa è stato molto elevato di vittime, perché naturalmente abbiamo avuto attrezzature scadute di revisione, abbiamo avuto, come dire, naturalmente macchinari che non erano stati posti alla scadenza, alle revisioni dovute, tutta una serie di inadempienze alla quale hanno visto naturalmente morire tanti colleghi nei luoghi di lavoro. È arrivato il momento di dire basta, ma questo nell'ambito del mondo del lavoro. Non è possibile che quando si esce di mattina non si sa se
se si faccia rientro a casa. Non è possibile che esiste solo la logica del profitto. La sicurezza non è un'opzionale. La sicurezza deve venire in primis. Gli investimenti devono essere fatti prima di tutto sulla sicurezza. Mettere a disposizione da parte dei datori di lavoro maggiori ore di formazione e di informazione, non solo nelle aule, ma sul campo. Sul campo intendo dire per quello che riguardano le cosiddette attività lavorative che bisogna svolgere. E poi non ci fermiamo, come capita molto spesso nel mio ambito, per i lavoratori nell'ambito della manutenzione rotabili, che chi è dotato di abilitazione sulla carta deve assolutamente anche a distanza di anni poter svolgere quell'attività. Lo sapete bene che a distanza di anni, non facendo più un certo tipo di attività, naturalmente non si ha la stessa dimestichezza, la stessa conoscenza e la stessa praticità. Ecco perché prima di accingersi di nuovo bisogna naturalmente che si faccia affiancare questi lavoratori, a chi naturalmente lo esercita quotidianamente. Basta con le vittime nei luoghi di lavoro. Bisogna intervenire ad horas immediatamente per poter dire basta. Non è più possibile accettare una logica del genere. Vedere tante vittime giovani che naturalmente allo stato quotidiano si va a lavorare per poter portare a casa un tozzolo di pane perché naturalmente si hanno carichi familiari e poi non si faccia più ritorno a casa. È inaccettabile una cosa del genere. È vergognoso in uno stato di diritto come il nostro. Perché questa è una campagna di civiltà, una battaglia di civiltà, la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo deve essere in primis il cavallo di battaglia. È inutile continuare a dire le stesse cose. Invece di guardare i sondaggi, invece di guardare i propri interessi o tutelare il proprio orticello, cerchiamo di fare una volta per tutte gli interessi della collettività, altrimenti. Non sono abituato, faccio sindacato e non politica, altrimenti cortesemente statevene a casa, perché la gente ha bisogno di risposte certe, di concretezze, perché non sa effettivamente oggi vivere in un paese come il nostro, che nulla, nulla è dato per certo e quindi continuare a pagare un prezzo così alto per quanto riguarda gente che riesce a trovare un posto di lavoro, però alla fine non riesce poi a ritornare a casa per poter portare il proprio guadagno per dare da mangiare ai propri carichi familiari. Basta con la logica del profitto, basta con la logica del profitto. In primis bisogna mettere al centro dell'azione, lo dico a tutte le forze sociali, comprendendo la mia forza sociale alla quale faccio parte. Al centro dell'attenzione dell'azione sindacale deve essere messa la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa deve essere la nostra parola d'ordine, altrimenti non si può continuare ad andare avanti e vedere tanti caduti nei luoghi di lavoro. È una cosa vergognosa in uno Stato che si definisce di diritto.